50.000 morosi o poco più o poco meno a Perugia per quanto riguarda gli anni passati, per quella che è la monnezza, per quello che è la tassa sul rifiuto. Tra questi ci sono anche non quelli che hanno l'impossibilità di pagare perché purtroppo non hanno i soldi, ci sono anche quelli che con un reddito altissimo, con una attività di grande visibilità, scelgono di non pagare per arrivare a sfiorare 100.000 euro di debito nei confronti del comune e di chi fa la riscossione della monnezza, dei rifiuti. È così, Carmine? Ma è così, io vedo, ho fatto una richiesta di accesso agli atti, mi sono stati dati insomma migliaia e migliaia di file, quindi per capire veramente quello che è successo, insomma ci ho messo qualche settimana, per non dire qualche mese, perché il materiale era tanto. Però la cosa che mi ha colpito è che c'erano aziende sane, aziende che chiaramente sono leader di diversi settori, che erano morosi, ma non per quattro spicci, magari come è successo ai vari amministratori del Comune di Perugia, ma cifre importanti, 100, 120, 150, 20.000 euro, 30.000 euro, 50.000 euro. Sono aziende, sono soggetti che possono pagare, ma molto probabilmente, vuol dire, queste hanno l'immunità. L'immunità perché se a un certo punto osano così tanto, danno per scontato che nessuno mai glieli chiederà questi soldi. E allora questo è il messaggio sbagliato che questa amministrazione ha lanciato e non ha mai perseguito, perché questi morosi dovevano essere perseguiti subito. Bisognava convincerli, bisognava fargli capire che era giusto pagare questo tributo, perché in effetti se loro continuano a non pagare questo tributo, evidentemente per pagare poi il gestore del servizio, gli altri cittadini devono mettere mano alla saccoccia e pagare per conto di queste aziende. E non è corretto, non è etico, non è morale. E ce ne sono di tutti i gusti. Io ho visto aziende, alberghi, società, scuole importantissime, leader nazionali che a un certo punto hanno una morosità importantissima e che non va bene che non pagano, anche perché molto probabilmente le risorse non mancano a queste società. Ma ci stanno anche sedi di partiti che a un certo punto non pagano, anche loro sono esenti da questo pagamento? Io penso di no. Ci sono associazioni importanti, conosciute a livello locale e a livello nazionale, che anche loro hanno queste immunità. Quindi oltre alla Chiesa anche loro hanno questa immunità a non pagare la Tari. Quindi la Tari alla fine si riduce che solo una piccola parte di questa città è costretta a pagare. Io non parlo del servizio perché chiaramente il servizio è molto caro, cioè è tra quelli tra i più costosi a livello nazionale, forse anche per questo fattore, perché praticamente il 50% non paga, allora è ovvio che che lievita la bolletta. Io penso, per dare una risposta per quanto riguarda questa morosità, la ricetta ci sarebbe quella di sospendere il servizio in particolar modo a queste aziende, perché non è, secondo me non è più giusto che noi continuiamo a dare un servizio a persone o a società che comunque non pagheranno mai questo tipo di servizio. Un servizio viene erogato quando c'è la giusta riscossione. Se questi hanno deciso di non pagare questo tipo di servizio, bisogna abolire questo servizio. Quindi togliere i cassonetti dentro le loro aziende, non far più girare il camion e dopodiché vediamo che tipo di risposta che c'è. È evidente che loro tutti i rifiuti non potranno lasciarli così per strada oppure nei campi, perché dopo sarebbero perseguibili anche penalmente. Allora forse questa è una delle strategie da perseguire da parte dell'amministrazione. Io l'avrei subito adottato questo provvedimento, perché è un provvedimento da perseguire, e avrei ulteriormente rincarata la dose, perché queste aziende che a un certo punto chiedono poi
qualche servizio al Comune di Perugia attivo, una concessione edilizia, io fin quando queste persone non sanavano il loro conto con l'amministrazione del Comune non avrei erogato nessun tipo di servizio in questo senso, quindi nessuna concessione edilizia e nessun tipo di altro servizio che poteva servire alle loro aziende. Quindi a mio avviso c'è stata poca attenzione rispetto a quella che è la riscossione, questa poca attenzione ormai risale a qualche decennio, quindi com'era la sinistra poco attenta a riscuotere i propri crediti, così è stata anche il centrodestra poco attenta a riscuotere i propri crediti, e chiaramente questo che succede è che il bilancio va sempre giù, questa città continua a toccare il fondo e per uscirsene chiaramente c'è bisogno di una svolta, e la svolta sicuramente non è questa amministrazione.